Cari amici TecnoZoom, telecomando e dotazione col TV LCD LC32X20E Sharp della serie Acus. Principali funzionalità dei tasti di un telecomando che ci viene dato in dotazione con due batterie che abbiamo inserito nella parte posteriore. Partendo dall'alto, dalla parte destra, abbiamo tasto standby on, accensione, sei tasti del televideo, classici tasti del televideo, quindi abbiamo, partendo da sinistra a destra, dall'alto, abbiamo il primo tasto, tasto televideo, mostra televideo nascosto, sottotitoli, fermo immagine, sottopagina, alto, basso e schermo intero, i tasti del televideo. Poi abbiamo la tastiera numerica, tasti da 0 a 9, poi tasto flashback, per ritornare alle immagini precedenti durante la visione normale. Poi abbiamo di fianco sotto al tasto flashback tasto ATV, che ci permette di accedere alla modalità TV analogica convenzionale, e il tasto di fianco DTV per accedere alla modalità BTV. Sotto questo tasto modalità suono, cioè utilizzabile per scegliere una modalità di suono multiplo. Poi abbiamo tasto classico volume, colore blu, più e meno, sotto tasto silenziatore, poi scendendo tasto AV mode per selezionare un'impostazione video del televisore. Poi abbiamo il tasto wide per selezionare la modalità wide. Poi abbiamo il menu quadridirezionale, sinistra, destra, alto, basso e ok per selezionare all'interno del menu che visualizzeremo sul televisore una funzionalità. Poi tasto end per uscire da una voce del menu. Poi sotto abbiamo tasti, quattro tasti colorati RGYB che si utilizzano per selezionare delle funzionalità presenti nel menu del televisore che corrispondono ai colori dei tasti. Poi partendo dall'altra parte, dall'alto, abbiamo il tasto fonte d'ingresso che ci permette di selezionare una fonte d'ingresso del nostro televisore, quindi TV o una qualunque fonte di quelle che abbiamo visto nel design nella parte posteriore, quindi HDMI1, HDMI2, eccetera. Poi scendendo abbiamo il tasto centrale EPG che vi visualizza praticamente la schermata generale EPG, e poi il tasto radio che ci permette di commutare tra la modalità radio e la modalità dati del televisore. Poi scendendo abbiamo tasto info, tasto programmi, più e meno, quindi per selezionare i canali TV. Poi abbiamo tasto per visualizzare le informazioni, quindi il numero del canale, il segnale, e nello schermo, nel televisore, si visualizza nella parte superiore a sinistra della schermata. Poi scendendo abbiamo il tasto sleep, che ci permette, premendo questo tasto, di impostare un orario di avvio automatico del televisore in modalità standby. Tasto menu che ci permette di attivare o disattivare la modalità, quindi la schermata menu, quindi per accedere al menu e a tutte le varie funzionalità. Tasto di ritorno per ritornare alla schermata precedente all'interno del menu. Poi aprendo lo sportellino inferiore del telecomando, accediamo al tasto Action, modalità azione, che non è attivo su questo modello particolare di TV, e tasto, come scritto qua sotto, Acus Link, ovvero se un dispositivo esterno, quale un lettore Acus BD, è collegato al nostro televisore tramite un cavo HDMI ed è compatibile con Acus Link,
È possibile utilizzare questi tasti per interagire con questa componente esterna, sempre della serie ACOS. Design e funzionalità del telecomando del televisore LC32X20E Sharp ACOS.